E attenzione, classifica generale del secondo giorno, intervista esclusiva al signor Matthews della squadra arancione. Mi dica. Io voglio fare delle dichiarazioni Sì. importantissime. Sono sicuro che la squadra del Meregano, la nuova squadra bianca, Sì. lunedì non sarà più a 14 punti, ma sarà a 41 punti, per uno strano mistero. 4 punti per la squadra verde. Squadra dei gialli invece come sta? Questo è È esattamente al primo posto, anche se oggi abbiamo avuto una sconfitta meritata perché abbiamo imbrogliato e la verità io sono stato un'intervista. Allora, io avevo detto, dato che i Fucsia devono recuperare, no? No, i Fucsia dovevano perdere. Dovevano vincere con il fatto di correre per Marco! Marco! Trovare e far giocare la Corpareno e i gialli, così loro due perdevano e la classifica si accorpava. E se io quasi ne appena ammazzata la come ieri, come ieri. Si è sfiorata la rissa. Si è sfiorata la rissa. La tragedia direbbero al Rete 4. Dopo domani vedremo i bianchi in prima posizione. Il problema è che quando giochi con l'acqua i punti non vengono assegnati. Meno male. Non mi assegnò. Domani sì. È perché il Meregano vuole inserirsi con la Merecanopoli nel complesso dei giudici delle Salesiane. No, c'è l'animatore, 80 punti in più in classifica. E allora, giochi d'acqua 2010, seconda giornata, stiamo per cominciare, primo gioco, il secchiello, riempire le bacinelle, gli animatori sono pronti, allora 3, 2, 1, via gioco! Vediamo che la spada tutti è in velocità, sono sui componenti, fanno capire molta acqua. Sì, avete capito bene. Ancora qui il campo estivo 2010. Questa volta con il signor Metius. Prima abbiamo intervistato il Merecano e l'Americano. No, prima adesso, di me. Prima di lei. Io me ne vado. Allora, cioè, non si permette più di fare queste cose. Giustamente. Signor Metius, ascolti. Lei che all'inizio diceva che si trovava in una posizione veramente scomoda con la sua squadra dell'INAIL. Troppi bambini, poche persone che riuscissero a competere con le altre squadre, 2-3 punti. Adesso intanto si trova in secondo posto a pochissimi punti dalla squadra gialla. Beh, come dire, i miracoli avvengono. Ah, ecco. Quindi, giustamente, perché i bambini più piccoli stanno venendo meno. Ah, sì. Chi è al mare, chi non viene il pomeriggio. E allora, magicamente siamo al secondo posto. Però c'è già il Meregano, vedete? Il Meregano che sta qui, sta facendo di tutto. Sì. Già sta pensando a qualche marchingegno per farmi retrocedere. Perché alla fine il campo è stile. Va benissimo. E allora, se non c'è altro da dire, vedi, c'è un altro ospite. Meraganino. Ecco, questo è un assunto. Sono un seguace. Un seguace della squadra bianca. Ma crescono come i funghi questi meregani. Io non lo so. Come i funghi, incredibile. Invaderemo il mondo. Addirittura. Quindi, per favore, speriamo che pregate per noi arancioni affinché questo secondo posto ti mantenga fino alla fine, anzi diventi primo, così la squadra dell'INAIL sarà migliore. Riesca a trionfare. Va benissimo, la ringrazio signor Metius, ecco, arrivederci. Alla prossima volta prima io e poi il Meregano. Va bene, ascolteremo la sua richiesta. Arrivederci, grazie. Thank you.
Rosario di Arancia sono vicini al terzo checkpoint. Arancia vicini. Ostacoli la mia squadra. Il terzo checkpoint è per la squadra Arancia. Vedremo se la squadra arancione è stata iniettata. Nella bacinella, nella bacinella, poi il cellulare, Beniamino, qui, Beniamino, devo fare, Beniamino, stanno sicuramente facendo qualche imbroglio perché l'americano e l'americana sono un po' in difficoltà in classifica. Dovete sapere che io chiedo i triangoli, forse darò una valutazione in più se lo seguono come lo voglio io. Posso chiedere un triangolo isoscele, scaleno, equilatero, anche se deficitano un po' queste figure, si può vedere. Questo dovrebbe essere un rombo, tutto pare, però che è un rombo. Quindi la valutazione è bassa in questa casa. Però c'è da dire che sta giocando il Merecano. Lo so. Quindi la valutazione... gioca il Merecano, anche con un zero vince sempre. Esatto. Però adesso sta un po' apparando. L'unica cosa, questo lato lo vedo un po', questo vertice un po'. Si devono costruire prima le diagonali. Giusto, glielo dica. Bene, possiamo prendere la valutazione così come state. Cos'è questo? Va bene, dovrebbe essere un rombo, va bene, costruitemi adesso un rettangolo. Un rettangolo. Vedete il Merecano come comanda i lavori, è un grande direttore d'orchestra, giustamente. Però questi suoi discepoli, questi suoi, come si dice, adepti, deficitano un po'. Vi farò sapere poi alla fine le valutazioni come sono andate. Sì. La squadra arancio ha raggiunto appena la sufficienza. Ah! Secondo me hanno vinto i frizzi. Ma pure secondo me. Ma capisco che hanno portato. Attenzione, mancano solo 10 secondi.
Bene, un commento a caldo. A caldo? Ma so che è freddo. Grande lancio. Allora, non sento il tifo dagli spalti, queste sono le ultime due squadre che stanno giocando. La squadra gialla contro la squadra arancio. Allora, la tifoseria. Tifano tutti per i gialli. Qualcuno che tifa anche per l'arancio. Vedo qualcuno anche per l'arancio. Allora, mancano 30 secondi. E... il tiro. Il tifo parte, arancioni, arancioni contro gialli, ultima partita, mancano 20 secondi, attenzione, 15 secondi, 15 secondi, manca poco, parte ora il countdown, tutti insieme, meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop al tempo! È finita! Luca e Matteo da Gigi. È pari! Le squadre, il gialli e gli arancio. Arancio, cosa state facendo? Allora, aspettate un attimo. Perfetto, allora siamo pronti. Prova Italia 1, 2010. Tutti pronti? Si conclude il campo estivo è stato ragazzi 2010, domani ci sarà la rappresentazione, adesso chi si deve cambiare può scendere giù, fare la merenda. Vi ricordo che chi deve fare il ballo oggi pomeriggio deve già portare i vestiti. Allora, tutti i maschietti sopra a cambiarsi. Mario, vai a chiudere la strada per favore. Le femminucce giù. Poi tutti sopra per la merenda, grazie. I bimbi se ne devono andare ora dal campo, grazie. Forza, veloci. Sarebbe come minimo 3 settimane e non è certo una piacevole passeggiata. Ma comunque, se è questo che volete, vi farò da guida, infidete un po' il mio mestiere. Sì, attraverseremo il paese, ma poi dobbiamo mangiare qualcosa, siamo sfiniti. Accomodatevi pure la locanda, vi farò portare qualcosa. Tu, Kit, per fare amicizia con questi simpatici viaggiatori del mondo di sopra, porto loro dei dolci che li avrebbero preparati ad affrontare la prima tappa del viaggio. Io vado avanti per primo, ho un udito molto fine e sentirò sicuramente arrivare i nemici da lontano. Voi ragazzi, sorvegliate le sorelle. Va bene. Sorvegliarmi e statevi più in là, voi due. Ehi tu, Marico, rimanete dentro di me, tutto chiaro? Veramente no. I'm not gonna say that yesterday never was but just